Brian Mare, il mancato rinnovo della delibera per il servizio ambulatoriale, stop il servizio di cardiologia, cesareo, grave perdita per l'ospedale. Belvedere, incarichi legali come voto di scambio, gli avvocati Obert e Raffo rispondono in azioni pretestuose. Tortora, l'educazione alimentare al centro di un convegno, il dirigente Managola, scuola presente su più fronti. Basket, la Julitta attende la Fortitudo Lamezia per l'ultima giornata del campionato di promozione. Erano le anticipazioni di Rete 3 News. Buonasera e ben ritrovati da parte di Martino Ciano, oggi venerdì 27 maggio. In apertura andiamo a Praia Mare, dove da ormai due giorni è stato sospeso il servizio ambulatoriale di cardiologia. Ci spiega tutto nel suo servizio Gaetano Bruno. Da mercoledì scorso il servizio di cardiologia all'ospedale di Praia Mare risulta sospeso. Una situazione che in prossimità dell'estate e dell'aumento esponenziale della popolazione presente sul territorio tirrenico rischia di generare non pochi problemi. Visite di controllo, analisi specifiche e semplici consulti dovranno essere ricercati altrove. Una storia, quella del servizio di cardiologia del nosocomio praiese, da sempre caratterizzata da incertezze ma da prestazioni comunque garantite. Il servizio autonomo ha infatti garantito per circa un ventennio le performance 24 ore su 24 con pronta disponibilità nei giorni festivi e prefestivi. Tutto questo grazie alla disponibilità e al senso del dovere dei professionisti di volta in volta in servizio, ma anche grazie all'impegno della dirigenza e della Regione Calabria. L'ospedale infatti con atto deliberativo chiedeva alla Regione di recepire la volontà di prestare il servizio autonomo accordato tramite deroga. Questo fino a qualche anno fa, quando il meccanismo ha cominciato a scricchiolare. Anche in questo caso sono stati i professionisti del settore, questa volta quelli dell'UTIC di Cetraro, Sollazzo, Matta e Lopresti, a disporre turni di lavoro anche all'ospedale praiese per coprire meglio il territorio e garantire il servizio. Un periodo di transizione interrotto dalla decisione del commissario Franco Petramala di disporre il servizio ambulatoriale, prestazioni limitate nell'arco di 12 ore e un atto deliberativo tuttora vigente da rinnovare ogni anno. Le dimissioni dell'ultimo commissario dell'ASP di Cosenza, Franco Maria De Rose, hanno lasciato il vuoto e il neo commissario Gianfranco Scarpelli è stato prontamente interessato della questione. Certo, ora bisognerà attendere che il nuovo dirigente dell'ASP di Cosenza possa fare una ricognizione della situazione sanitaria nel suo ambito di competenza, ma il direttore sanitario del nosocomio praiese Vincenzo Cesareo si augura che la richiesta di ripristinare il servizio di cardiologia possa trovare accoglimento in tempi rapidi. Oltre ai disagi dovuti all'assenza del servizio, è anche molto probabile che la sospensione possa essere percepita dall'opinione pubblica come un ulteriore passo verso la riconversione dell'ospedale, che, lo ricordiamo, non avrebbe dovuto subire alcuna alterazione in merito ai servizi offerti fino al settembre di quest'anno. Un altro ship intollerabile, così il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliveri, ha definito la decisione della giunta regionale di trasferire alla Lamezia Terme il centro regionale di riferimento per la diagnostica e la cura della tubercolosi. Ancora una volta, ha aggiunto, la città di Cosenza e la sua provincia vengono penalizzate da scelte e decisioni che non tengono in nessun conto la storia e l'esperienza di presidi ospedalieri come il Mariano Santo, che da oltre 50 anni hanno rappresentato un punto di riferimento e di eccellenza nella cura della tubercolosi. Per quanto ci riguarda, ha concluso, continueremo la nostra battaglia per ridare a Cosenza ciò che merita. Sono 20 le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Cosenza sui falsi esami all'Università della Calabria, in particolare nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Gli indagati sono impiegati dell'area didattica dell'Ateneo ed alcuni studenti per i quali sarebbe stato attestato il superamento di esami che in realtà non avrebbero mai sostenuto. Il procuratore della Repubblica Dario Granieri, in un comunicato, afferma che la rilevanza penale di condotte analoghe a quella denunciata alla Facoltà di Lettere e Filosofia è stato riscontrato in un numero ridotto di casi. Al momento, conclude Granieri, nessun elemento consente di poter affermare che il conseguimento delle lauree presso l'Università della Calabria sia stato il frutto di una sistematica attività fraudolenta. Andiamo adesso invece a Belvedere, dove il clima politico è stato infiammato dalle polemiche attorno agli esosi incarichi legali dati dall'amministrazione Granata agli avvocati della zona. Il servizio.
Spese legali esose e ingiustificate che possono far pensare ad un voto di scambio al centro del dibattito politico di Belvedere. Già il gruppo di opposizione Insieme segnalava il 20 aprile scorso che in meno di 2 anni l'amministrazione Granata aveva distribuito ben 35 incarichi a legali per una spesa complessiva di 186.000 euro, e da qui il sospetto di clientelismo è diventato voce di popolo, soprattutto dopo alcuni articoli apparsi sui giornali locali in cui venivano resi noti nomi e cognomi degli avvocati interessati, tra questi anche quello dell'avvocato Carlo Oberto, che ha subito risposto. Quello che riguarda la mia esperienza personale, si è trattato di un incarico del valore di una causa di qualche migliaio di euro, valore della causa, e mi è stata corrisposta la somma di 250 euro. Per cui parlare di e fare delle liste di professionisti, lasciandoli apparire dall'esterno, giustamente, al pubblico, ai cittadini, come di professionisti che vanno all'assalto di una diligenza, come ho scritto nell'articolo, che in realtà è una diligenza vuota, poiché sono state anticipate anche i soldi per l'iscrizione al ruolo e per le notifiche delle opposizioni per cui è stata causa, e mi sembra un pochino quantomeno parziale, cioè si vuole rappresentare una realtà che non viene rappresentata in maniera quantomeno integrale. Sospetti di clientelismo che vengono anche respinti dall'avvocato Massimo Raffo, primo non eletto della lista Insieme. Non faccio parte di questo voto clientelare, perché d'altronde il voto cosiddetto di scambio, come si vuole ricostruire, non è previsto nel mio caso, quanto facevo parte di una lista d'opposizione, candidato contro la maggioranza, quindi non rientro in questa fattispecie. Se in giunta si è deciso di fare il mio nome qualcuno, amici, ci conosciamo tutti, un paese come Belvedere, che abbia deciso, sa che sono un professionista, un legale, questo non lo posso dire perché io non ero in giunta. Infine, la proposta dell'avvocato Oberto. Una convergenza tra esponenti della maggioranza ed esponenti dell'opposizione, che siedono tutti attorno allo stesso tavolo, e cercano in maniera propositiva e al di là dei personalismi e degli individualismi, che cerchino e che trovino una soluzione che concretamente possa andare incontro all'interesse dei cittadini. Perché stare a distanza e rimanere ognuno nella propria posizione e porre e sottolineare gli elementi che interessano e non altri sicuramente non aiuta. Martedì i disoccupati e gli inoccupati di Verdicaro si recheranno presso la sede della giunta regionale di Catanzaro. 4 pullman partiranno alle 7 del mattino da piazza Gesù Maestro di Verdicaro. L'obiettivo è quello di portare direttamente una delegazione a parlare con il presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. Un'azione dimostrativa netta, quella degli oltre 300 disoccupati dell'ente montano, visto il menefreghismo ricevuto dall'assessorato al lavoro della regione Calabria lunedì scorso. Il comitato di disoccupati invita il sindaco di Verdicaro, la giunta e tutti i consiglieri a partecipare alla mobilitazione. Lo stesso invito è rivolto alla presidenza della provincia di Cosenza e ai suoi assessori e consiglieri, al presidente del Parco Nazionale del Pollino e a tutti i consiglieri della regione Calabria. Rimaniamo sempre in tema. Per effetto della crisi sono spariti oltre 200.000 giovani dalle statistiche relative alle contribuzioni fiscali, e quanto emerge dalla ricerca statistica sul fisco della Padovana data giovani. I giovani contribuenti sono diminuiti del 10% dal 2,8 al 2009, pari a circa 209.000 unità, contro appena il meno 0,7% delle dichiarazioni totali. Nel 2009 i contribuenti dai 15 ai 24 anni sono stati circa 1.784.000, pari al 4,3% dei contribuenti italiani totali, concentrati soprattutto nel sud e nelle isole, ed in particolare in Campania, Puglia e Sicilia. Andiamo invece a Tortora e cambiamo completamente argomento. Giovedì pomeriggio il circolo didattico locale ha promosso un dibattito sulla nutrizione ed il benessere quotidiano. Vediamo il servizio. La dieta non deve essere un carcere, ma occorre trovare quella giusta, e noi l'abbiamo. Così hanno convenuto i relatori del convegno Nutrirsi bene per vivere meglio. La giornata informativa si è tenuta giovedì pomeriggio nella sala consiliare del comune di Tortora ed è stata promossa dal circolo didattico locale. Il dirigente scolastico Mario Managò ha sottolineato l'importanza del percorso formativo avviato dagli istituti di Tortora.
Da anni che noi si lavora come scuola su questo versante, l'educazione alimentare, la dieta mediterranea, e su questo sono fatti anche dei progetti specifici in ambito scolastico. Ci siamo posti degli interrogativi, anzitutto, quando attuarli, a chi rivolgerli, quali strumenti utilizzare, e subito la risposta è stata data. Ambiente ed alimentazione, elementi che combinati tra loro prevengono diverse forme di patologia. Ne abbiamo parlato con il diabetologo, dirigente dell'unità di medicina del nosocomio di Praia a Mare, Gianluca De Morelli. E dobbiamo cercare di prevenire già dalla tenera età quelle che sono le manifestazioni primordiali della malattia, sia del diabete, ma quelli che sono i fattori di rischio, che possono essere l'obesità o quello che può essere la cosiddetta sindrome metabolica, che può comportare un insieme di manifestazioni cardiovascolari da una parte, ma dall'altra parte anche di manifestazioni cutanee, manifestazioni infettive, tutta una serie di costellazioni di manifestazioni che noi vediamo in ospedale e purtroppo sono nella maggior parte dei casi attribuibili al diabete. Un incontro al quale hanno partecipato più specialisti del settore come Viviana Bossio, che ha relazionato su quei fattori che condizionano in maniera significativa il benessere quotidiano. Per il corretto viver sano è indispensabile quindi che un individuo faccia attenzione a quello di cui si ciba, perché oggigiorno sono numerosi i contaminanti ambientali ed alimentari. Spesso questi contaminanti, come ho detto prima, si tratta di diossine, di alimenti molto pericolosi, che possono quindi introdursi nel nostro organismo e disturbare quindi il normale funzionamento del sistema endocrino, possono anche fungere da promotori tumorali. Indice glicemico come applicazione per l'iPhone. Il software sarà sviluppato dall'Associazione Medici Diabetologi per l'International Diabetes Federation e aiuterà le persone con diabete a valutare l'indice glicemico degli alimenti. L'applicazione è stata presentata al 18° Congresso Nazionale di Diabetologia di Rossano Calabro. Un'informazione utile ma non sempre conosciuta da tutti, quella fornita dall'indice glicemico, il quale indica quanto velocemente i carboidrati di un alimento vengono assimilati e assorbiti, concorrendo a far crescere più o meno velocemente la glicemia. Più l'indice glicemico è basso, più la glicemia sale lentamente. Rimaniamo in tema. Il limone di Rocca Imperiale ha ricevuto il marchio IGP. Ad annunciarlo il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Saverio Romano, commentando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della domanda di registrazione della denominazione Limone di Rocca Imperiale in provincia di Catanzaro. Da questo momento la procedura comunitaria prevede 6 mesi di tempo per permettere agli altri Stati membri di presentare eventuali domande di opposizione. Trascorso questo periodo, il limone di Rocca Imperiale sarà iscritto nel registro ufficiale europeo delle DOP e IGP. Le caratteristiche peculiari di questo frutto sono resa in succo superiore al 30% e contenuto in limonene superiore al 70%, che insieme ad altri componenti aromatici conferisce ai frutti un profumo forte ed intenso. E oggi, come di consueto, c'è la nostra trasmissione di approfondimento, la finestra sul territorio. Crisi economica nel calcio locale, possibili soluzioni, è il tema della 18ª puntata che andrà in onda questa sera alle ore 21 nel servizio. Una piccola anticipazione. Calcio dilettantistico stretto nella morsa delle difficoltà economiche e con la necessità di cercare soluzioni alternative. Anche questo settore del territorio risente della crisi economica di questi anni. Sempre più frequentemente concludere una stagione agonistica si trasforma in un bagno di sangue per i conti delle società calcistiche dilettantesche del territorio. Problema di fondi. Mentre viene a mancare il contributo delle amministrazioni comunali, i dirigenti delle compagini calcistiche cercano soluzioni alternative. Dalla ricerca forsennata di sponsor al ricorso alle tasche proprie fino a tentativi avveniristici di azionariato popolare. Da una disamina del quadro generale del calcio calabrese fino all'analisi dello stato di salute delle formazioni del Tirreno Cosentino, con particolare attenzione a quel che sta succedendo allo Scalea di Rovito, al Praia di Spolito e al Cat Tortora dei Fratelli Gentile.
In questo contesto, tra isole felici e grandi in difficoltà, nel territorio le buone notizie provengono da chi meno te lo aspetti. Settori giovanili e altri sport crescono, togliendosi soddisfazioni sempre più precluse a quel calcio che pure continua a catalizzare la gran parte delle attenzioni di tifosi e investitori. Mentre la stagione agonistica volge al termine, la finestra sul territorio, il programma di approfondimento sui temi caldi del Tirreno Cosentino, curato dalla redazione giornalistica di Rete 3 DGS, si interroga su questi ed altri aspetti del calcio e dello sport locale con esperti ed addetti del settore. Vi rinnovo dunque l'appuntamento per questa sera alle ore 21 con la finestra sul territorio. La conduzione è di Andrea Polizzo, ospiti in studio Alberto Aita, Antonio De Filippo, Alessandro Storino, Gaetano Bruno, Salvatore Massara, Luigi Morrone e Luigi Coluccio. Continuiamo con la cronaca. Tortora, campi estivi negli stabilimenti balneari per disabili e giovani delle frazioni montane di Tortora. L'iniziativa partirà a giugno e deve intendersi quale momento ludico ma anche come occasione educativa che rientra nella politica sociale promossa dall'amministrazione. Queste esperienze, spiega l'assessore ai servizi sociali del comune di Tortora, Maria Lamboia, creano attività in cui i ragazzi possono divertirsi ma anche sviluppare una maggiore capacità di relazionarsi in gruppo. Dimostrazione di badminton domani sabato 28 maggio a partire dalle ore 9:30 presso il Tennis Club Filippelli di Santa Domenica Talao. Disciplina molto simile al tennis con la differenza che al posto della palla si gioca con un volano che non deve mai toccare terra e con una rete più alta. Il badminton sta avendo molta popolarità e diffusione. A presenziare la dimostrazione Roberto Tessaroli della Poseidon Scalea, accompagnato da alcuni suoi allievi, e l'aspirante istruttore Mauro Filippelli del Tennis Badminton Club Filippelli. Il basket adesso, continuiamo quindi con lo sport. Domani la Julitta termina il proprio campionato di promozione contro la Fortitudo Lamezia. Vediamo il servizio. Finisce domani contro la Fortitudo Basket Lamezia il campionato di promozione regionale della Julitta. L'incontro è previsto per le ore 17 presso la Tenso Struttura in località Laccata a Praia a Mare. I lametini campeggiano in penultima posizione e all'andata sono stati battuti dagli uomini di coach Luigi Coluccio per 51-72. Una quarta posizione ormai salda ed intoccabile, la Serie D in tasca, sono i lascia passare per una partita che tutto sommato i senior della Julitta affronteranno con tranquillità. Si conclude così la stagione degli altotirrenici con uno score di tutto rispetto, 1299 punti fatti contro i 1021 subiti, 7 partite perse che sono arrivate nel momento migliore della compagine altotirrenica, come frecce avvelenate scagliate da un arco, quello della giustizia sportiva, che purtroppo ha peccato in più di un'occasione di sviste imperdonabili, tanto da minare il cammino in campionato della compagine. Ancora non possiamo pronosticare il risultato di domani, ma di certo non si potrà fare né di meglio né di peggio. Una situazione immutabile, quindi, che allo stesso modo ha portato il coach della Julitta Basket, Luigi Coluccio, ad invitare tutti alla calma. L'ultima debacle arbitrale proprio la scorsa settimana contro la Basket Rend, croce e delizia di quest'anno per la compagine altotirrenica, visto che all'andata la bagarre che si scatenò tra le due squadre portò alla squalifica per 3 giornate del campo di Praia a Mare. La scorsa giornata la Julitta Basket è invece arrivata all'overtime sul punteggio di 79 pari e poi una rissa in campo per un brutto fallo sul giocatore altotirrenico Guido Bergamo ha portato l'arbitro ad espellere solo un giocatore della Julitta. La squadra ha continuato a giocare con soli 3 uomini in campo. Risultato 107-96 per la squadra di Rende. Tutto sommato obiettivo Serie D raggiunto per effetto del ripescaggio che porterà anche ad un allargamento della competizione regionale. Indiscrezioni parlano di un progetto comprensoriale che dovrebbe riunire più società dell'Alto Tirreno Cosentino. Sono solo indiscrezioni, ma in molti ammettono che le sorprese non finiranno qui. Possiamo solo aspettare la prossima stagione. È disponibile la nuova edizione della rivista Il Sileno in doppio numero presso l'Università della Calabria, all'edicola Sara, all'Edison Bookstore e nella libreria Ubic di Cosenza. Nei giorni successivi
La rivista verrà distribuita nelle università di Roma, Bologna e Salerno e in altre località della Calabria, tra cui Lamezia Terme. Il periodico di vita universitaria, studi umanistici, cultura e attualità, fondato da Francesco De Pascale, Battista Liserre e Gaetano Sant'Andrea, presenta nuove sezioni tra cui Medicina e Salute e anche Antica Attualità, con lo scopo di scardinare il preconcetto che segna il conflitto tra antichità e modernità. Questa era l'ultima notizia per noi, ricordiamo che queste le altre notizie le potete trovare sul nostro sito www.rete3.tv. Prima di lasciarvi, il meteo. Al sud bel tempo soleggiato, salvo locali addensamenti sulle zone adriatiche associate a rovesci occasionali, temperature in aumento, venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, mari da mossi a molto mossi. Gli appuntamenti invece del weekend: domani sabato 28 a Scalea Donation Day, giornata per la promozione della donazione degli organi presso il liceo scientifico Pietro Metastasio di Scalea a partire dalle ore 11. A Maratea invece, presso la sede della Protezione Civile Gruppo Lucano, il corso di pronto soccorso. A Praia a Mare, presso la Tenso Struttura in località Allaccata, alle ore 17, vi ricordiamo l'incontro di basket tra Iulitta e Fortitudo Lamezia. Per quanto riguarda invece domenica 29, terzo medio fondo della Riviera del Cedro, gara ciclistica con partenza alle ore 8 da Santa Maria del Cedro, da Via degli Ulivi, con sosta poi a Praia, e arrivo invece previsto per le ore 12 a Grisolia e poi si terminerà con la premiazione prevista per le ore 14. Con questo è davvero tutto, ringraziamo Lino Russo che ci ha assistito alle telecamere in studio, Vittorio Scuotto alla regia, da parte di Martino Giane la redazione giornalistica di Rete 3, una buona continuazione con i nostri programmi e buon weekend.